Io non mi sento né un eroe né forse un po' incosciente, sì, facciamo quello che ogni siciliano onesto dovrebbe fare. Tu l'hai caputo, chissà, fu una minaccia mia. La vista, proprio una minaccia. Tu faccio male a tu, non fate la questione. Era impensabile che a parte Nico nascesse un'associazione anti-racket e anti-usura. E invece è nata. Allora, 366. 166. Sono un po' stato colpito negli affetti, erano le nostre mascotte, due cani della redazione. Gioia, ora succede un bordello, perché ora ne canesce l'ammazzogino bua. Ora ne esce, è un atto intimidatorio a pedovaneace, ora ascoltamelo. Però con un piacere la cercherò la prima volta che sono da quelle parti. Un abbraccio ancora. La ringrazio, Presidente, è stato molto gentile. Aspetta che mi ha telefonato. Minchia, ti sei toccato? Mi chiamava il telefono e io mi conto per domani che mi toccavo con le chiavette della mia. Pino Maniaci era considerato una delle icone dell'antimafia. Evidentemente oggi non rifarei quella telefonata, che era una telefonata peraltro di solidarietà contro la mafia.